a tutti amici YouTube, quella che vedete alle mie spalle è la fila per l'imbarco del volo 501 da Rio de Janeiro a Francoforte. Si ritorna a casa, vi racconterò questo viaggio, come ho fatto all'andata, piccoli aggiornamenti. Il personale qui nell'aeroporto, contrariamente a quando sono arrivato, visto che non hanno le mascherine sul volto, ma il personale di sicurezza, ma come anche in Italia, hanno i guanti protettivi. Poche persone prese dalla psicosi con la mascherina, ne vedo poche, e tanto, ma tanto, ma tanto alcol gel a disposizione, anche se la farmacia interna all'aeroporto non ha a disposizione per la vendita l'alcol gel finito. Come al centro di Rio, tutte quante le farmacie hanno esaurito le scorte di alcol gel per le mani. Hanno chiamato da poco il mio volo, stanno imbarcando le ultime file, è un Boeing 747 della Lufthansa. C'è una curiosità: prima di iniziare l'imbarco hanno chiamato tutte le persone che come destinazione finale hanno la Cina o un volo che contempla un transito in Cina o che hanno passaporto cinese. Vediamo un po' per quale motivo, se riesco a capirlo. Comunque, inizia il viaggio, hanno cominciato a far imbarcare le persone che hanno una disabilità, oppure le famiglie con bambini, le persone anziane, e adesso tocca a coloro che stanno nelle ultime file dell'aereo, che saliranno dal portone, dall'ingresso posteriore dell'aereo. Io sono nel mezzo dell'aereo, nella fila centrale, quella che è vicina in prossimità dell'uscita di sicurezza, e speriamo in un buon volo. Allora, partiamo dall'inizio. È stato un lungo viaggio fino adesso per arrivare a Francoforte, non solo per le 10 ore e mezza di viaggio, ma perché innanzitutto l'aereo è partito con 2 ore e mezza circa di ritardo per un problema tecnico, e quindi si è aspettato che ci fosse un tecnico in comunicazione da Francoforte. Bisogna considerare che a Rio de Janeiro erano le 19:30, bisogna aggiungere 4 ore, erano le 23:30 circa in Europa centrale. Sono arrivato alle 12:30 orario Europa centrale, qui a Francoforte, dove mi attendeva alle 3 un volo per Roma, ma il volo è stato cancellato. Ho letto uno sciopero, ma penso più per la questione della riprogrammazione dei voli per quanto riguarda la situazione attualmente in Italia e non solo, e quindi sono stato riprogrammato, siamo stato rischedulato, diciamo così, rebooking sul volo di questa sera alle 21. Quindi adesso sono le 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 ore che si aggiungono alle 12, più
le altre 2 ore ho passato in aeroporto prima di imbarcarmi sul volo per Francoforte. Adesso devo andare a prendere la carta d'imbarco, anche se ho già la carta d'imbarco sul cellulare, però devo andare al ticket service, Lufthansa service, per una delucidazione in merito al posto e al bagaglio, che rivedrò direttamente a Roma, mi spero, mi auguro, scusate, sono molto stanco, mi auguro, spero tantissimo. Seguiranno aggiornamenti, sì, perché comunque ci sono 8 ore di tempo da qui al prossimo volo. Mamma mia! Allora, aggiornamento, sono andato al ticket service e mi avevano offerto un'alternativa al volo delle 9, che era una soluzione da Francoforte a Monaco di Baviera, da Monaco di Baviera a Roma. Sarei dovuto partire adesso praticamente, mentre sto registrando questo video, dopo 1 ora e mezza circa dal mio atterraggio qui a Francoforte. Ho preferito la soluzione di aspettare 8 ore, me ne vado in lounge, cercherò di rilassarmi un poco. Mi vedete che ho delle occhiaie che sono spaventose, non dormo mai in aereo, nei voli intercontinentali non volo, quando volo non dormo mai, mai mai mai, e poi questo è il risultato il giorno dopo. Quindi io arriverò stasera a casa, che saranno almeno penso l'una di notte, mezzanotte e mezza se mi va bene, e me ne vado in lounge, mi rilasso un po'. Situazione aeroporto, allora, ci sono state delle cancellazioni oggi, io pensavo per la situazione in Italia, invece c'è uno sciopero, quindi sono stati cancellati un bel po' di voli a medio corto raggio, alcuni sono stati riprotetti, alcune persone come me su altri voli, altre persone che viaggiavano internamente alla Germania sono stati riprotetti su treni della Deutsche Bahn. Questione invece mascherine, protezione. Allora, in aeroporto nessuno del personale, sia di polizia che personale civile, ha le mascherine, d'accordo? Hanno i guanti, d'accordo? C'è qualche persona, qualche passeggero che vedo avere la mascherina, come è capitato anche a Rio de Janeiro, addirittura a Rio de Janeiro, sul volo da Rio a Francoforte c'erano 2 ragazze che, oltre alla mascherina, avevano anche i guanti di plastica, i guanti di lattice, un po' inquietante. Io adesso cerco la lounge, che la volta scorsa io non ho trovato, per il semplice motivo che la lounge al terminal 1 non è, per la lounge a cui posso accedere, non è dopo i controlli di sicurezza, ma è prima dei controlli di sicurezza. Un'anomalia. Non è il solo aeroporto. Intanto vi faccio vedere che comunque non c'è molto andirivieni di persone, molti passeggeri, d'accordo? Si nota la crisi del trasporto aereo. Questo è il terminal 1, vedete che per essere l'aeroporto più frequentato d'Europa, insieme all'aeroporto di Parigi, beh, è abbastanza vuoto per essere una domenica, eh? Vabbè, io mi cerco la lounge, a dopo. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel kinda bad, kinda good, kinda everything, yet it doesn't feel like it should. You make me feel
I swear I'm hitting the floor. I could swear that my stomach just